Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Ragazzi, scusatemi se ieri non ho portato il video di Napoli-Cagliari. Mi scuso ancora con voi perché sinceramente oggi ieri ero troppo incazzato. Perché ieri abbiamo fatto veramente schifo, partendo da Insigne, questa solissa non su portiere. E che fa? Che fa, Chayet? Ce la butta addosso, cioè, ma in situazioni fatte schifo. Il mio ricambio è stato sempre Mertens. Ma non mi dite scuola, che era una partita da vincere. E ne hanno fatto schifo. Ieri hanno fatto 400 tiri. Il pallone non voleva entrare a porta. Il pallone non voleva entrare a porta. L'unico mio ricambio. Mertens. Poi mister Angelo tu metti a Koulibaly su tempo. Fabian Ruiz su se ne riscalda non li fatta tra sì. Ma poi a me che non li fatta tra sì perché ormai si giocava o primo tempo. E noi su tempo che non guadagniamo un cazzo. Come è successo fatto Koulibaly che è entrato su tempo e non è cambiato niente. Ci ha mangiato un sacco di gol. Insigne solo sta andando su portiere. L'assist che ci ha dato Mertens a Insigne. Stupendo. Ma non si può perdere. Cioè, io da me che sono tifoso del Napoli, malato, ieri stavo male. Ieri stavo male, vai giù, perché non si può perdere, vai giù, sta partita. Io allo scudetto ci vedo ancora. Perché tanto la Rube te ne spalle. E la spalle un Benz che va a Torino. Può perdere. Non vede prova. Che se la spalla. Fa partita buona a Torino o pareggi o vinci. Stessa cosa l'Inter chi era l'Inter? Ah, dai a Genova con la Samp. Ieri mi hanno sfottuto. Mi hanno detto che il Napoli fa schifo. L'Inter vince lo scudetto. Ah, poi io me lo segno, me lo auguro che l'Inter vince lo scudetto, ma vorrei dire perché io a schifo, che tanto da presa mi sta Juve, vince lo scudetto. Sarà un bello quazzo. Io talmente che schifo la Juve, schifo anche l'Inter, mo. Ma è da un sacco di tempo schifo l'Inter. Eh sì, perché sta una persona che ti fa Inter, perché prima ti fa Napoli, ma ti fa Inter, che non ve lo dico il nome, perché sennò mangio ancora. Cazzo. Cioè, i gella di chi, no? Quello che dico io. Ha vinto 4, cioè 4-1 a Lecce. Dico qua, era ma vincere 4-0 per quello che ci siamo mangiati. O puttura pareva Alisson che era a Roma. Parava tutto coso, colpe d'essa a Koulibaly, io mi avete visto. Non lo so. Manolas, stessa cosa. Colpe d'essi, mano lasso, portiere non respinge bene il pallone. E chi la piglia stessa? Cioè, non lo so. Caro Napoli, ora siamo arrivati diciamo, a una fase di stagione. Ma dico una fase, non finale di stagione. Una fase, che significa una fase? Che mostri partite le vincere. Le vincere, che se non vinci domenica, amma fanno lo scudetto. Eh sì. Che da mente che tifo Napoli, la Juve la schifo, queste partite qua, contro le partite piccole, diciamo, contano perché è là si vince lo scudetto, con le partite, con le squadre più di bassa classifica. Io spero una cosa, che voi domenica cacciate le palle con il Brescia, perché con il Brescia sarò allo stadio, sarò in curva superiore. E non mi fate incazzare, vinciamo e andiamo a 12 punti. La Rube vuol dire che la Juve perde, la spalla, in casa. La Juve perde a Torino, in casa loro, la spalla vince là. Vuol dire che l'Inter andrà a perdere con la Sampdoria. 2-1 vince la Sampdoria. Fa di gol la Sampdoria, 2-0, 90esimo segna la Toro Martinez e finisce la partita. Segnatevelo. Perché sinceramente nella vita ho
ho subito tante delusioni, dicendo che io sono tifoso della R, ieri me l'hanno detto. E poi io sinceramente io ho tutto del Napoli. Io mi sono scocciato pure di incazzarmi, perché alla gente di merda io non ci voglio, io non voglio pensare. Perché io sono tifoso del Napoli, tifo Napoli. Perché come avete visto io ho tutto del Napoli. Ho anche il cuscino di Mertens che sta lì, quel cuscino là. Poi ho la foto di Mertens che è con il nostro capitano Hamsik. Non ho idea di quello che ho visto ieri, non ho. 400 tiri, non è trastuto Palunain, ha fatto colpo di testa Castro, è aiuto Palunain. Non ci poteva nemmeno credere che ricevi, perché io ero in un bar tutto contento, ci ha proprio chiesto Cagliari. Ma è trastuto Castro, chiesto Castro, ha fatto colpo. Che ci ha portato alla sconfitta. Io spero una cosa, caro Napoli, vinciamo due partite. Ci sta. Brescia, Aroppo Brescia, mi qua subito con Gang 2 ottobre, Napoli Brescia e Gang Napoli. Queste due partite sono da vincere. La Champions League è ancora più importante. Siamo a qualificare per gli ottavi finale. Per gli ottavi finale, l'Inter esce. L'Inter esce. Vuol dire che sono tifoso Napoli. Che arriva a una pozza brea. Non voglio partire questo. A parte questo, cacciamo le palle domenica, non è successo niente, capita di perdere 1-0 con il Cagliari, però perdere così, a fare un sacco di tiri e poi non è concluso niente, non ne vale, diciamo, la pena. Io ora vi saluto, raga, vi voglio tanto bene. E ci sentiamo domenica per Napoli-Brescia. Ah ragazzi, Napoli-Brescia me la vedo solo io. Me la vedo solo io allo stadio perché non lo so se mio padre lavora allo stadio oppure lo mandano da un'altra parte. Però penso che mio padre mi accompagna allo stadio. Se non sta fuori tutto a lavorare. E poi alla fine mi porta lui a casa, però io feci pianura fuori tutto a piedi, però tornai a casa morto perché andai dove sta lo stadio, mi sono rilassato un po' lì, vicino a dove stanno gli ospiti, lo sapete, no? E stava anche la mostra d'oltremare lì. E adesso sono andato alle 3, alle 6:30 stavo a casa, cioè io quella giornata stavo bellissimo, senza pensare a niente, mi rilassai, mi rilassai. Ok? Oggi siamo Forza Napoli, io è merda e voglio dire una cosa alle persone. Voi che tifate Napoli, no? E che poi cambiate fede. E che dite che il Napoli fa schifo, non è vero. L'unica squadra che fa schifo, lo dico io. L'unica squadra che fa schifo è l'Inter e la Juve. La Roma non ce la mette in mezzo. Che la Roma sia uccisa il nostro tifoso. Però la Roma non ci sta più mettendo in mezzo, da come sto vedendo. L'Inter ha schifo che una pozza vera. La Lazio mi sta tanto simpatica. E anche un po' anche Benevento che deve salire in Serie A. Ok? Ciao, è giù. Domenica Napoli-Brescia. Ragazzi, vincimo. Se non vincimo, scudetto la vinta. Vincimo domenica per andare a 12 punti. A meno 1 dalla Rube. Ok? Perché se ci volesse un miracolo. Calendario partisse da Sampdoria. E che io perdesse la spalla. Se perdono questi due, voglio la prossima giornata, primo posto. Perciò, non è successo niente. Se non vincesse la Rumenica, faccio video sfogo.
faccio video sfogo, mangiazzi malamente che la partita si non vince in Michele, mangiazzi malamente, caro Napoli, la partita ieri l'abbiamo persa perché non avevamo la testa per vincerla, non avevamo tanta concentrazione, però con il Brescia, tanta concentrazione, che il Brescia è una grandissima squadra, ha due giocatori fortissimi come Donnarumma e Balotelli. Che Balotelli lo stimo, però Balotelli, ti amo quando è sempre la Juve, è sempre la Juve, ti amo lì, Balotelli, ti amo, però con il Balotelli fu bravo, sì, però bravo, alla fine, con una bella caramella, una bella cioccolatina, poi fu bravo. Napoli Brescia, sarò allo stadio, non vedo l'ora, non voglio intossicarmi lì alla curva superiore e basta. Gabri, se ci vediamo domenica, ti vengo a salutare proprio in curva B, che penso che alle 10 vado allo stadio e poi aspetto a te quando vieni, salutiamo e poi vado a vedere la partita, che se no se va troppo tardi poi ci andrai sicuro allo stadio. Vabbè. Vai giù, siamo forza Napoli, perché io tifo Napoli, perché io tifo Napoli, perché io tifo Napoli. È sempre Juve merda, è sempre Inter merda, perché tutt'ora è Muniz e sicché lui come dice grande Domenico Comune. Sempre solo forza Napoli, è sempre solo forza Napoli, è sempre solo forza Napoli. Non fa niente, hanno perso. Che noi non siamo come i guandini che nascono lì. Hanno perso, punto. Ciao, vai giù. A domenica per Napoli Brescia. Senza paura, vai!